Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la quarta ed ultima domenica di Avvento, che è la domenica di preparazione più prossima al mistero del Natale. Come dicevo già ieri sera, in questi giorni tutta la liturgia della Chiesa, durante la novena che stiamo peraltro celebrando qui in parrocchia, ci invita a volgere con attenzione lo sguardo al mistero di ciò che è accaduto 2000 anni fa, mai sufficientemente compreso e mai sufficientemente contemplato. Ora cercheremo di fare in queste brevi riflessioni una piccola meditazione, ma direi quasi contemplazione, alla luce del bellissimo brano molto significativo della seconda lettura che abbiamo ascoltato dalla lettera agli Ebrei, dove viene praticamente spiegato che cosa è venuto a fare e perché sulla terra il Verbo fatto carne. Io vorrei innanzitutto rileggere con voi, quindi scorrere i passaggi e aggiungere qualche piccolo commento, ecco, tenendo presente che è un testo veramente meraviglioso. Entrando nel mondo, Cristo dice. Quindi proprio l'atto in cui il Verbo Eterno si incarna e si affaccia attraverso la nascita sulla nostra terra. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. C'è bisogno di qualche piccola spiegazione per comprendere la ricchezza di queste parole che abbiamo appena letto. Sapete che la lettera agli Ebrei, come dice la stessa intestazione, è una bellissima lettera che però si rivolge, come dice l'intestazione stessa, agli Ebrei, quindi a chi conosceva e comprendeva bene tutto ciò che sotto tutti i punti di vista Dio aveva realizzato nell'economia dell'Antico Testamento. In modo particolare la lettera agli Ebrei mostra fondamentalmente una cosa, che tutte quante le cerimonie e i riti, di cui adesso brevemente parleremo, che avvenivano nel Tempio nell'Antico Testamento, non erano altro che una prefigurazione misteriosa ma vera di ciò che si sarebbe compiuto in Gesù e che una volta compiuto in Gesù avrebbe completamente dichiarato aboliti tutti i riti dell'Antico Testamento. Cosa succedeva nel Tempio di Gerusalemme? Se uno legge i libri del Pentateuco, sapete cosa succedeva nel Tempio di Gerusalemme? Che cosa si faceva nel Tempio oltre che pregare il Signore? Si offrivano sacrifici. Sacrifici di cosa? Di animali. Gli agnellini venivano, poverini, purtroppo, sgozzati e immolati. Gli animali più grandi, come i tori, venivano offerti, si dice, in olocausto, cioè venivano uccisi e poi tutto quanto il bue, abbastanza grande, veniva completamente bruciato dal fuoco. Olocausto significa in ebraico completamente bruciato, cioè che non restano soltanto le ceneri, d'accordo? Quella che noi chiamiamo oggi la cremazione, completamente distrutto. Ora noi dobbiamo fermarci un attimo su questa cosa. Capite che questa cosa era comune, tra l'altro, anche ad altre religioni. È noto che un concetto fondamentale proprio della religione in sé è l'offerta alla divinità di un sacrificio. A quale scopo? Allo scopo di placarlo, allo scopo di propiziarlo, allo scopo di ottenere attraverso quel sacrificio una purificazione da parte degli uomini che si riconoscono indegni in qualche modo di comparire davanti alla divinità. Questo è un aspetto comune. Dobbiamo fermarci un attimo. L'Antico Testamento, punto interrogativo, queste norme nell'Antico, adesso non ci sono più, ma queste norme chi le aveva date? Se ci crediamo, le aveva date l'uomo e Dio. Per cui per 1500 anni, quindi non per una settimana, perché prima che fosse costruito il Tempio queste cose venivano eseguite nelle tende di Mosè durante la peregrinazione nel deserto, quindi non è durato una settimana.
E perché? Uccidere un sacrificio cruento, quindi un animale innocente, capite, la pecorella e l'agnellino, sangue versato di questo animale innocente, e invece l'animale di grossa statura completamente bruciato, quindi completamente consumato. Come mai? Noi dobbiamo guardarle queste cose, perché cosa dice l'autore della lettera agli Ebrei? Dice, guarda che quell'agnellino, cosa diciamo di Gesù prima di fare la comunione? Ecco l'agnello di Dio, cioè qui non è soltanto che Gesù rappresenta evidentemente anche questo, no? La mitezza e la bontà impersonificata da questo animale innocente, ma Gesù l'ha sparso il sangue oppure no? Gesù è morto di morte cruenta, e attenzione che durante la Santa Messa ringraziamo nostro Signore che tutto si svolge nel mistero, ma se noi potessimo vedere quello che accade durante la Messa, non è che torneremo a casa molto molto, cioè non torneremo contenti, ma torneremo abbastanza scossi, perché la Messa è la, si dice tecnicamente, è la ripresentazione sacramentale dello stesso sacrificio della croce, cioè cruentemente Gesù il sangue l'ha versato una volta per tutte. Ma questa cosa si ripete e si attualizza in continuazione da 2000 anni, ininterrottamente. Che pensiamo dinanzi a tutto questo? Cioè, io esorto sempre, esorto me ed esorto voi, quando ci troviamo dinanzi a queste situazioni, la prima cosa che dobbiamo fare è fermarci, guardarle e pensarci. Perché tutto questo? In questi giorni qual è la cosa più importante da fare e qual è quella che il diavolo meno vuole che si faccia, sia in questi giorni che sempre? Fermarsi, riflettere, pensare. Ecco, abbiamo fatto il presepe, oggi benediciamo Gesù bambino, ma non voglio anticipare l'omelia di Natale, ma mi rendo conto di che cosa significa che Dio si è fatto uomo, l'Eterno è entrato nel tempo, l'increato, come dire, si è unito ad una natura umana creata, l'immortale diventa mortale, l'impassibile diventa capace di soffrire. Cioè, ragazzi, non è che sono cose da nulla. Allora, dietro questa cosa c'è una grande verità, cioè il peccato dell'uomo produce un tale disordine che per essere cancellato, questo è quello che ci dice la rivelazione, il sangue degli agnellini ne era una figura, non lo cancellava realmente, ma, come dire, traeva la sua efficacia espiatoria da quello che Gesù avrebbe compiuto 2000 anni dopo. Ma Gesù il sangue l'ha versato veramente, e noi siamo battezzati, dice San Giovanni, non solo da acqua e da spirito, ma da acqua e da spirito che sono santificati dal sacrificio della croce e dal sangue di Cristo. Noi veniamo a messa, cioè chi si sta andando a confessare adesso, sapete che ogni volta che uno si va a confessare, sapete che succede, Quando il sacerdote dice ti assolgo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, potete immaginare che è come se prendesse l'aspersorio, con cui generalmente si usa l'acqua santa, lo mettesse dentro il costato di Gesù, ci prende un pochino di sangue e ti asperge l'anima, perché se la tua anima non viene toccata dal sangue di Cristo, i peccati non se ne vanno. Queste sono cose che ci devono far pensare. Cosa ci fanno pensare indirettamente? Sarà una cosa seria il peccato oppure no? E quanto seria sarà se il guaio che provoca, il danno che provoca, guardate che domanda delle domande, poteva essere risolta diversamente la situazione? Anche questo noi dobbiamo chiedercelo, no? Noi possiamo metterci davanti al Signore e dire, ma tutte queste sofferenze, ma a me mi dispiace tanto per fare tutte queste cose qui, ma è possibile che non c'era un altro sistema? Cioè che io mi metto davanti a te e certo che ti sono grato, ma devo dire, Signore mio, anche a causa mia hai sofferto questo, cioè quello che anche io ho fatto è stata la causa di questo. Abbiamo mai fatti noi questi,
questi pensieri. È importante fare questi pensieri. Cosa ci dice, e concludo, questo testo? Che Gesù, cioè tutto quello che avveniva nei sacrifici dell'Antico Testamento, si è compiuto in lui. Dice, e l'olocausto tutto bruciato, Gesù, sapete che non è che di sangue era versato un pochino, Gesù è morto dissanguato ed è morto completamente arso da, e consumato da ogni specie di dolore, non soltanto quelli fisici, quelli morali, quelli psichici, l'abbandono del Padre, quindi è stato completamente veramente provato e fino all'inverosimile in tutte le fibre della sua natura umana, non soltanto in quella dimensione che a noi tanto impressiona, speriamo, quando ci pensiamo che è quella esterna, quella della passione, che alcuni registi hanno, Dio li benedica, espresso in maniera abbastanza realistica, ma molto al di sotto di quello che è successo veramente. Dietro tutto questo c'era una volontà con la V maiuscola. Dice, tu non hai voluto nel sacrificio offerto. A chi si rivolge? Al Padre. Mi hai preparato un corpo perché attraverso questo si compisse la tua volontà. Allora, qual è la volontà del Padre? La volontà del Padre era dinanzi ai danni che abbiamo fatto noi. C'era soltanto un modo per cancellarli, cioè che il Figlio si facesse uomo e che versasse il sangue per noi. Non ci sono altri sistemi. Lui ha detto sì, io questo lo faccio. L'ha fatto? Sì, l'ha fatto bene. Ma perché questo funzioni, non basta che lui dice sì. Bisogna che l'uomo riconosce nell'invio del Figlio la volontà del Padre e nel dovere di accogliere il Figlio la volontà del Padre. Questa volontà, come noi sappiamo, ci lascia completamente liberi, cioè nostro Signore Gesù Cristo, voi sapete, adesso non voglio farla troppo difficile, nella sua persona divina con una natura umana, secondo voi quante volontà c'aveva dentro di sé Gesù? Vediamo chi è eretico, eh? Una o due? Non va azzardate, eh? Ce n'aveva due, perché non è che per un uomo per scherzo, c'aveva quella divina e c'aveva quella umana che continuamente doveva assecondare e adeguarsi a quella divina che l'ha fatto sempre con perfezione assoluta. Ma capite che quella sua volontà umana era costantemente libera. E così la nostra volontà dinanzi a quello che accade, dinanzi a quello che ha fatto, Dio ci lascia. Che fai? Lo riconosci che Gesù è l'unico salvatore? Lo riconosci in lui il più grande regalo che Gesù poteva farlo? Gli sei grato per il fatto che ha versato il sangue per te? Valorizzi il suo sangue? Ne usufruisci? Usi i sacramenti? Ti confessi? Fai la comunione? Il nostro Signore non ci prende con il fucile, come ben sappiamo, perché è il grande rispettatore, se si può usare questo termine un po' atipico, della nostra libertà. Però attenzione, a seconda della direzione che prende la nostra libertà, le conseguenze sono enormi, perché se tu non ti fai toccare dal sangue di Cristo, tu i peccati te li tieni. E attenzione, tenersi i peccati significa tenersi tutte le conseguenze negative e devastanti dei peccati, che non si vedono con gli occhi e non si possono dimostrare in questa terra. Però attenzione, se per cancellarli ci vuole il sangue versato in questo modo fino all'ultima goccia del Figlio di Dio, ma quali saranno i danni prodotti dai peccati? Punto interrogativo. Questa è la grande domanda. Io mi raccomando, cerchiamo sempre di agire come persone intelligenti e che si fermano a pensare. Ricordate che un sacco di gente va all'inferno, purtroppo, non solo perché è stata cattiva, ma perché non si è mai messa seduta 10 minuti e a dire fammi pensare per un po' a un po' di cose serie, spegniamo le spine, mettitici tu, cosa pensi tu di queste cose? Io oggi, spiegando questa lettura, che non le dico io queste cose, le dice la Bibbia, che pensi di tutto quello che ha detto Don Leonardo fino adesso? Stupidaggini, cose serie, cose da prendere in considerazione, e se lo fossero, quindi che faccio?
Capite che significa riflettere e imparare a prendere in mano la vita, a agire secondo coscienza e a fare le scelte giuste. Guardate che questo, figlioli miei cari, vi parlo, ora sono quasi 18 anni che sono sacerdote, non lo fa quasi nessuno. Quasi nessuno, e non soltanto per le cose della fede, ma anche per le scelte della vita. Si preferisce generalmente adeguarsi al pensiero comune, alla massa, accodarsi, non pensare e agire d'istinto, di pancia. Non è cosa saggia, specialmente per le cose serie, bisogna fermarsi. Vi prego in questi giorni, se possibile, fermatevi. Chiudere televisioni, chiudere fonti e pensare un po' a quello che in questi giorni è accaduto e che di nuovo accade per chi lo desidera accogliere. Siamo lodati Gesù e Maria.